rischia la vita tutti i giorni solo per fare il proprio dovere e che sta cercando in tutti i modi di far capire tutto quello che non va in questo procedimento. Noi cerchiamo di portare qui la voce di quegli operatori del diritto, come ho detto, che lavorano ogni giorno e che capiscono quali sono le difficoltà e quali saranno delle difficoltà con l'approvazione di queste norme. Se voi non volete capirlo, ebbene, vorrà dire che questa non sarà una settimana facile per questo Parlamento. La ringrazio, ha chiesto di intervenire l'onorevole Binetti, ne ha facoltà, prego. Alle volte mi sembra che leggiamo dei disegni di legge diversi, perché devo dire che queste ultime parole di condanna totale e assoluta del disegno di legge da parte della collega 5 Stelle mi dà la sensazione che non ci sia stata nemmeno quella lettura critica positiva che distingue tra aspetti ancora problematici del disegno di legge, aspetti che può essere totalmente condivisibile, sottoscrivere come migliorativi del disegno di legge e aspetti che possono rientrare in quella prospettiva di diversità di vedute che fanno sì che il Parlamento sia costituito da una maggioranza e da un'opposizione. Ma quando la condanna è assoluta, totale e radicale, fortunatamente questo ci esonera dal dover rispondere punto per punto a una serie di provocazioni che sono state poste, anche se su una di queste mi piacerà ritornare. Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea è composto di 34 articoli, anche se sembra quasi che sia composto solo di un articolo, quello che riguarda le intercettazioni. Ebbene no, è fondamentale recuperare la visione d'insieme del disegno di legge, è fondamentale metterne a fuoco tutta una serie di proposte diverse e che vanno esattamente nella direzione che recita il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole del processo. Sono due punti chiavi estremamente importanti. Tutti noi sappiamo quanto sia lunga in Italia la durata dei processi. Sappiamo anche come questo ci ha reso molte volte oggetto di critiche anche a livello internazionale. Sappiamo che ci sono delle tabelle che ci dicono come la durata di un processo attraverso il suo passaggio per la procura è di circa 380 giorni, in tribunale quasi altrettanto, in corte d'appello 844 giorni, in corte di Cassazione 220 giorni, per arrivare a un totale di 1.800 giorni. Non c'è chi non potrebbe non condividere l'affermazione del commissario europeo quando dice una giustizia lenta è una giustizia negata. E questo disegno di legge prende atto di questo punto, prende atto del fatto complesso del perché in Italia tutta la giustizia sia talmente lenta da porci, come dire, al terz'ultimo posto. Più lunghi di noi sono soltanto i processi che si celebrano a Malta e a Cipro e ancora non ho capito perché in territori così limitati possano in qualche modo andare incontro a processi così prolungati, però è un fatto che questa è un'anomalia italiana che va assolutamente corretta. Ben venga quindi un disegno di legge che si pone con serietà il tema e la sfida positiva per difendere e tutelare i cittadini, che è quella di assicurare loro un processo ragionevole nella sua durata. Vorrei soffermarmi su alcuni passaggi che probabilmente sono rimasti un po' nell'ombra perché meno mediatici, di fatto anche la stampa di oggi, per tutti quelli di noi che probabilmente anche nella voglia e nella prospettiva di dover intervenire hanno voluto scorrere la stampa di oggi, quasi tutta la stampa oggi è esclusivamente concentrata sul famoso emendamento Pagano. Viceversa, io credo che nel momento in cui noi applichiamo un dibattito generale a questa legge valga la pena anche soffermarsi su qualche altro passaggio. Ne cito qualcuno così che hanno in qualche modo colpito maggiormente la mia attenzione. Effettivamente il primo punto nell'articolo 1, quando in un certo senso si prende atto che la querela che l'offeso ha subito può essere estinta se il magistrato giudica che ci sia stata una riparazione adeguata, a me sembra un buon modo questo, in qualche modo, per, come dire, accogliere
accorciare la durata dei processi, soprattutto perché evita a volte quella sorta di, come dire, accanimento con cui una persona vuole sicuramente avere giustizia, ha tutto il diritto ad avere la giustizia, però anche in qualche modo il dovere di riconoscere che riparazione c'è stata. Certo, a voler pensare male uno potrebbe pensare che il magistrato non tiene adeguatamente conto della complessità dell'offesa subita, non è eccessivamente di parte, quindi un magistrato che non fa giustizia ma che fa ingiustizia. Viceversa, se dovessimo assumere l'ipotesi, la prospettiva di un magistrato che davvero tra querelante e querelato riesce a cogliere le ragioni dell'uno e dell'altro e riesce a venire incontro e a offrire un'opportunità positiva di riparare, e questo estingue il reato e quindi in qualche modo mette fine a una coda eccessivamente lunga, questa può essere una cosa positiva e io non la guarderei e non la passerei nemmeno così sotto silenzio. Direi si sta cercando di mediare, di trovare il punto d'incontro, si sta cercando in tutti i modi di considerare la giustizia come una struttura che non ha soltanto come obiettivo la punizione, ma anche come obiettivo importante la riparazione. Quindi qualcosa che guarda, come dire, a una riscoperta della dignità dell'uno e dell'altro e ha una voglia di restituire al senso della giustizia un suo significato più profondo e, devo dire, francamente più orientato al riconoscimento della dignità di tutte le persone che sono parte del processo. Certo, penso poi a quello che si dice nell'articolo 3, che è l'aumento delle condanne, l'aumento della pena per i reati di scambio politico-mafioso. Siamo tutti d'accordo. Io non capisco perché la collega che è intervenuta prima non ha voluto riconoscere a questo articolo la forza positiva e propositiva che dovrebbe permettere proprio di porre un freno, un limite, comunque un contenimento al rischio che tutti noi intravediamo come essere il rischio della corruzione, perché è proprio dallo scambio politico-mafioso che nasce il maggior rischio per un dilagare di una corruzione che sta diventando una patologia sistematica per tutto quello che riguarda il nostro Paese. Ben venga quindi. Ben venga davvero il riconoscimento dell'accentuazione di questa pena, anche se su questo tema noi eravamo intervenuti pochi mesi fa. Si è visto evidentemente che non è abbastanza e che quindi questo ha richiesto una sottolineatura, ma questa è una garanzia della qualità e dell'oggettività con cui questa maggioranza intende affrontare questa piaga. Non è sicuramente una forma di connivenza, nessuna connivenza con i mafiosi, ma soprattutto nessuna concessione a queste associazioni in cui il politico svende se stesso invece che al bene comune a quello che è esclusivamente un interesse di parte. E questo è un altro aspetto che potremo ascrivere alle cose positive di questo disegno di legge. C'è poi anche l'aumento della pena per quello che riguarda i reati contro il patrimonio e in modo particolare sulla disciplina del furto in abitazioni e anche con quella che potremmo dire anche una misura di violenza. Noi abbiamo discusso pochi giorni fa, qua proprio in quest'aula, una mozione, un punto molto importante che colleghi, riguardava per favore, il riconoscimento riusciamo, del diritto onorevole Sarti, colleghi, per favore, riusciamo, mi perdoni casa. Onorevole Binetti, mi perdoni un istante, onorevole Sarti, per cortesia, se dovete riunire il comitato dei 9 lo fate fuori, per favore, sta parlando la collega Binetti. Noi consideriamo il valore casa e quindi il valore intimità talmente forte che il furto a domicilio, in un domicilio, non è misurato solo dall'entità del furto stesso, ma è misurato proprio dalla profanazione dell'intimità che viene in questi casi, perché le persone vengono ferite in quanto hanno di più sacro, in quanto in fondo tocca non solo la profondità degli affetti, ma tocca soprattutto quel principio fondamentale che è la sicurezza e che è anche la responsabilità di chi, come dire, governa quella casa, di garantire sicurezza alle persone che ci vivono, ai figli, ai genitori più anziani, alla moglie, a chiunque ci sia, però in un contesto che è veramente
la capacità di dire non si tocca, la casa non si tocca non solo perché non la si espropria, ma la casa non si tocca nemmeno perché non è tollerabile. Abbiamo visto poche settimane fa, ci sono stati sui giornali, un indice del furto domestico talmente frequente da dire che ogni minuto avviene un furto in appartamento. Bene, questa norma ricorda la necessità di rispettare le radici stesse della vita privata, e questo non è poco conto. Questa sottolineatura della tutela della vita privata è un valore che poi, a cui poi attingeremo ancora nel momento di riprendere poi il dibattito sul rispetto della privacy. Ci sono poi gli articoli, quello dalla 7 a 10, che riguardano la revisione del casellario giudiziario, quello per cui, per esempio, in tema di violenza privata si stabilisce che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa e non con una sorta di automatismo. Questa sorta, diciamo, l'aver voluto sottolineare in questo senso, in modo molto preciso, molto concreto, il diritto all'autodeterminazione, sono io che ho subito l'offesa, che in qualche modo mi faccio protagonista della querela e quindi sono io che decido se in qualche modo andare ad accedere, diciamo, tra virgolette, a una voglia di restituzione dell'onore, della dignità che mi è stata tolta. Questo, anche questo passaggio non è un passaggio indifferente, è un passaggio che si ricolloca nel rispetto della dignità delle persone, nella loro capacità di esprimersi con libertà e con responsabilità, e restituisce alla legge la sua dimensione di servizio di tutela e di tutela della persona stessa. C'è un altro passaggio, sempre nell'ambito di questi articoli, che mi sembra particolarmente interessante e che non mi sembra che sia venuto fuori finora nel dibattito, e che riguarda quel complesso tema dell'infermità mentale. Per favore, mi perdoni, onorevole Binetti, per favore, chiedo al Comitato dei Nove, onorevole Sarti, per favore. Allora, potete discutere ovunque, ma non qui dentro mentre parla un collega, e non con la voce così alta, per favore. L'aula è vuota, quindi qualsiasi cosa si sente. Date fastidio a una collega che sta parlando. Quando parlavate voi non ha parlato nessuno. Per favore. Prego, onorevole. Il tema dell'infermità mentale pone dei problemi molto importanti da un punto di vista, diciamo, tra virgolette, anche strettamente della salute mentale. È un dato di ieri che non compete al dibattito su questo argomento, ma l'OMS ci dice che per le malattie mentali si spende in assoluto di più nel mondo di quanto non si spenda per le patologie oncologiche e cardiovascolari, il che sono tra le patologie più diffuse. Il che significa semplicemente una cosa, che la sofferenza, il disagio psichico, il disagio mentale è talmente diffuso e le persone vivono in un livello, diciamo, di tensione costante e sistematica, per cui è possibile che ci siano degli, come dire, dei momenti di raptus in cui l'infermità mentale definisce un quadro reversibile, cioè è legato a quella provocazione, è legato a quel contesto, è legato a quell'offesa, oppure è legato comunque a quello squilibrio particolare che quella persona va incontro. L'aver voluto prevedere un articolo apposta che va a toccare il tema dell'infermità mentale nella sua irreversibilità, quindi lo sottrae a quella che è la ragione di contesto, a me sembra molto interessante. Noi abbiamo visto tantissimi, soprattutto disgraziatamente omicidi degli ultimi tempi, che in qualche modo si cerca di ricollocare nell'ambito dell'infermità mentale, anche perché si cerca in questo modo di guadagnare una serie, come dire, di attenuanti per il soggetto. Bene, avere il coraggio di ragionare sull'infermità mentale, avere il coraggio di distinguere tra il quadro della reversibilità e il quadro della irreversibilità, capire che ci possono essere delle provocazioni in un senso e nell'altro, tenerne conto all'interno del processo in un momento in cui stiamo rivedendo tutto il processo, a me sembra un fatto anche che tiene conto di quella che è una variabile importante del tempo in cui viviamo, dei luoghi in cui viviamo. Tutti i giorni la cronaca ci offre spunti di questo tipo, drammatici, però tutti i giorni ci obbliga a pensare che cosa può aver indotto quella persona a prendere ad avere quella reazione così particolare. Non voglio citarne, ma insomma ne abbiamo tutti, dalla tabaccaia al ragazzo sull'autobus dell'altro giorno, ma insomma ogni giorno basterebbe semplicemente sfogliare il giornale. Però ragionare di salute mentale oggi è ragionare
anche poi successivamente, non solo di giustizia penale, ma è ragionare anche in termini di recupero, anche in termini di cura, anche in termini di restituzione di una persona al contesto sociale in cui vive. Ci sono poi alcuni articoli che riguardano anche tutte le indagini preliminari, i processi di archiviazione. Ho sentito prima utilizzare delle espressioni molto forti, molto dure, molto critiche nei confronti, diciamo, tra virgolette, di questo disegno di legge, in particolare anche di questo articolo. Quando la disposizione che obbliga il pubblico ministero ad assumere una posizione netta rispetto alla notizia del reato e gli assegna un tempo di 3 mesi, che non è un tempo in astratto, è un tempo che segue un processo abbastanza lungo, che segue tutta, come dire, una dimensione in cui peraltro lui recupera il suo ruolo prioritario nella scelta, diciamo, delle indagini da compiere, prioritario anche rispetto alle altre parti che sono in qualche modo coinvolte. Beh, questo aiuterà a prendere delle decisioni. È chiaro che poi spetterà al magistrato stabilire se in quel contesto concreto quei 3 mesi possono rappresentare davvero un tempo reale per concludere un'indagine, o se la complessità dell'indagine davanti alla quale ci troviamo è tale da dover chiedere, come dire, un tempo aggiuntivo. Ma che ci sia un tempo, che ci si possa muovere per capire che cosa significa durata ragionevole di un processo, che si possono stabilire delle coordinate temporali e che all'interno di queste coordinate temporali, in linea di massima, ci si debba muovere. Mi sembra che questo va nello spirito della norma, che è quello di dire: attenzione, una giustizia troppo lenta è una giustizia negata. Voglio poi dopo arrivare, diciamo, a questo tema che è diventato, come dire, un po' l'emblema di questo dibattito, il tema dell'intercettazione. Intanto il caso citato prima con ricchezza di dettagli dalla collega 5 Stelle e, devo dire, l'appassionata difesa in cui questo fratello si è impegnato per fare chiarezza su sua sorella e quindi ha utilizzato lo strumento delle intercettazioni più da privato cittadino che da qualunque altro ruolo, è evidente che questa persona non si muoveva affatto nel senso, diciamo, previsto dal famoso emendamento, che effettivamente anch'io ho voglia di rileggere per amore di giustizia e anche per amore di obiettività. Il famoso emendamento dice: riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza fraudolentemente effettuate, ma qual è la ragione? La ragione di tutto questo è esattamente arrecare danno alla reputazione e all'immagine altrui. È evidente che quel fratello non aveva nessuna intenzione di arrecare danno alla reputazione della persona altrui. Aveva il solo desiderio di ritrovare la verità dei fatti, di ristabilire una giustizia che riguardava sua sorella. Non c'era una, come dire, volontà di nuocere alla persona per nuocere alla sua immagine. È molto diverso il fatto che io stia ricercando la verità dei fatti o che io mi muova in una prospettiva di alterazione della distorsione dei fatti, perché attraverso la distorsione dei fatti voglio arrecare danno ad una persona. Chiaramente, con tutto rispetto, l'esempio tanto, come dire, umanamente significativo, è però sconnesso da quella che è la proposta dell'emendamento, totalmente sconnesso, perché in quel caso, insisto, non c'era, non avrei detto nemmeno fraudolentemente in quel caso, perché non c'era una frode, c'era sicuramente quell'ingegno che ti porta a cercare la soluzione possibile, ma è certo che il fine, e guardate che la ratio dei fini è fondamentale anche rispetto ai mezzi, cioè la ragione di fine rispetto a una cosa è importantissima e non può essere sostituita dalla ragione di mezzo. In questo caso il fine era ristabilire una verità, il fine era probabilmente da parte di questo ragazzo quello di toccare con mano anche il muro di gomma contro cui si scontrava. La necessità, probabilmente lui l'avrà anche chiesto delle intercettazioni e chissà per una serie di complessità, di complicità non gli sono state concesse, ma lui aveva un altro obiettivo. E la ragione è diversa, esattamente come quando noi pretendiamo di, giustamente, di distinguere
di distinguere tra un giornalismo d'inchiesta e quella che invece è un rimestare nel torbido. Il giornalismo d'inchiesta, tra l'altro sappiamo bene, perché sappiamo con quanta attenzione i giornalisti d'inchiesta di alto profilo, penso per esempio alle inchieste che fa la Gabanelli, penso con quanta precisione e con quanta puntualità lei poi vada a verificare l'informazione. Non basta aver raccolto un dato per considerarlo in automatico credibile. Lei lo fa anche per tutelare se stessa, ovviamente, per tutelarsi da possibili aggressioni. Ma onorevole Rabino, è certo che c'è una ricerca, anche lì c'è una ricerca della verità. La giustizia è prevalentemente ricerca di verità sui fatti, perché non c'è giustizia senza verità, non c'è giustizia senza rispetto delle persone. Non è stato citato, ma io credo che valga la pena citare un intervento peraltro di una persona assolutamente discreta, come non potrebbe essere diversamente, come il garante della privacy Antonello Soro, che è stato per molto tempo anche nostro collega in quest'aula. Antonello Soro, nella sua qualità, nel suo ruolo di garante della privacy, dice sostanzialmente come questo emendamento non vada letto nella dimensione della legge bavaglio, nella dimensione di un'iniziativa a bavaglio, ma vada letto nel rispetto della persona. È chiaro che noi ci troviamo davanti, come sempre, il nostro secolo sarà ricordato per essere il secolo delle grandi battaglie per i diritti umani, ma sarà anche ricordato come il secolo in cui la difesa di un diritto umano è sostanzialmente la difesa del bilanciamento tra due diritti umani. In questo caso il bilanciamento che va ricercato è il bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla privacy. Dove si pone il punto di equilibrio? Chi è che decide dove sta il punto di equilibrio? A mio avviso molte volte lo decide la ratio dei finis, il perché. La ragione per cui io sto facendo una cosa la dice molto lunga su dove devo mettere il punto di equilibrio, perché sappiamo anche che il fine non giustifica i mezzi, ma certamente i mezzi non possono assumere ragione né fine. E noi ci dobbiamo muovere sempre di più verso una dimensione di complessità. Questo emendamento, che è stato detto che sarà limato, che sarà in qualche modo, come dire, tolte quelle scorie che potrebbero far pensare al bavaglio. Nessuno vuole mettere bavagli alla verità. Nessuno si vuole rendere complice della corruzione di sistema. Nessuno di coloro che sono in questo Parlamento, nessuno di coloro che è totalmente convinto che la principale crisi economica, politica, sociale che attraversiamo è sostanzialmente una crisi di etica pubblica. Nessuno vuole coprire situazioni che sono situazioni sudice. Tutti noi vogliamo chiarezza. Tutti noi vogliamo limpidezza, altrimenti non avremmo riaperto qui dentro la famosa commissione d'inchiesta a proposito di Aldo Moro. Se non avessimo voluto la chiarezza, se non la volessimo con intensità, se non la volessimo con passione. E questo è il senso di una giustizia che vogliamo perseguire in tutti i modi. E ultimo passaggio, per me ultimo ma non ultimo, è proprio quello che riguarda la riforma del diritto penitenziario. Anche sul diritto penitenziario siamo intervenuti molte volte in questa legislatura, in quest'Aula. Siamo intervenuti parlando di pene alternative, siamo intervenuti in un certo senso prendendo in considerazione l'ipotesi di poter far uscire prima dal carcere persone che ne avevano le condizioni per facilitare il loro reinserimento nella società. Abbiamo tutti chiarissimo l'idea che non basta punire se non si mette la persona in condizione in qualche modo di affrontare un processo, chiamiamolo così, di rieducazione, di reinserimento. Le recidive sono carissime nel sistema e sappiamo tutti che recidivano di più coloro che sono stati trattati peggio, recidivano di più coloro che non hanno trovato un'opportunità per riconciliarsi nella loro società, che è la nostra anche. Quindi tutte le misure che a proposito della riforma del diritto penitenziario vadano nella logica di una umanizzazione nella vita delle carceri. E umanizzare la vita delle carceri sappiamo tutti che significa ridurre il numero delle persone che ci sono, valutare davvero se è proprio necessario che quella persona sia in carcere, se davvero debba sempre prevalere la cultura del sospetto,
se non ci sia molte volte la possibilità davvero di ricorrere a mezzi alternativi, anche solo per fare chiarezza. Dobbiamo veramente prendere in considerazione in che misura, soprattutto anche i minori, oppure quella parte di persone che Papa Francesco considererebbe parte di quella cultura dello scarto. È chiaro che se una persona si sente, come dire, imprigionata in un giudizio che fa di lui uno scarto della società, non potrà avere la forza intellettuale, la forza morale, la forza delle sue capacità, delle sue competenze, per rimettersi in gioco in modo diverso. Facilmente sarà nuovamente adescato. Allora ben venga nella riforma del diritto penitenziario tutto ciò che noi vogliamo spendere in termini di riconoscimento della loro dignità, ma anche in termini di riconoscimento concreto, e saranno le cooperative di lavoro, di lavoro in carcere e di lavoro fuori dal carcere, saranno le iniziative che restituiscono una possibilità di rielaborare il loro disagio, e saranno le iniziative, che so io, di teatro, di cui abbiamo visto recentemente anche dei frutti molto interessanti. Saranno iniziative che si svolgono fuori dal carcere, in collaborazione con il carcere, ma non possiamo rinunciare a sperare che la gente possa ritrovare il senso stesso di una vita che non sia ai margini della società, ma che voglia rioccupare all'interno della società il ruolo che gli compete. Quindi io penso che questo disegno di legge potrà godere ancora, attraverso il dibattito sugli emendamenti, di occasioni di limature, di occasioni di miglioramento. Mi dispiacerà molto quando l'ostruzionismo sarà un ostruzionismo radicale, totale, assoluto, che non salva nulla del disegno di legge, perché questo già destituisce, ne fa appunto un ostruzionismo, ma non ne fa un'opposizione, chiamiamola così, creativa e costruttiva. Ma io credo che i cittadini si aspettano di avere una giustizia in tempi certi, e se hanno fatto qualcosa che in qualche modo li ha posti in una struttura di carceraria, si aspettano lì di ritrovare la possibilità di vivere nel proiettati nel momento in cui usciranno dal carcere, non nella logica di chi corre il rischio di tornarci velocemente. Quindi mi auguro davvero che il dibattito possa essere costruttivo, perché i problemi ci sono tutti, esattamente come c'è il problema, insisto, della difesa, della privacy, c'è il diritto a distinguere tra intercettazioni rilevanti e intercettazioni irrilevanti. C'è il diritto di capire che non si possono utilizzare, come dire, esclusivamente in modo spregiativo delle intercettazioni, se non hanno nulla a che vedere con la realtà dei processi, ma nemmeno del clima in cui si svolge in quel processo. Abbiamo bisogno di recuperare tutti una visione che ci riapra alla speranza nei confronti della giustizia, alla speranza nei confronti della magistratura, e anche in qualche modo alla speranza in una società che può essere migliore. Grazie. La ringrazio, onorevole Binetti. Ha chiesto di intervenire il presidente Scotto. Ne ha facoltà. Prego, presidente Scotto. Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, signori del governo, la fretta rende i provvedimenti ciechi. Il disastro compiuto in questi giorni, anche dal punto di vista esterno, con questo testo oggi in discussione, va annoverato tra i maggiori della legislatura. Esame non concluso in commissione, con mandato al relatore di prendersi, come sta accadendo da giorni, le sassate dal Paese. Esame non concluso su questioni non secondarie, delega al Governo in materia di intercettazioni e delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Questioni non secondarie e che andrebbero affrontate in maniera molto più pacata e riflettuta. Questo disegno di legge del Governo è nato con intenti molto ambiziosi. Si proponeva di modificare il codice penale e di procedura, rafforzare le garanzie difensive, contrastare i fenomeni corruttivi, mettere mano all'ordinamento penitenziario. In origine,